Grazie per questo invito. Noto che tutta la Sardegna e i cittadini si stanno organizzando in comitati e questa è una cosa tanto interessante e bella quanto preoccupante, perché vuol dire che questo è anche il segnale di un'assenza di una politica seria come gestione del bene collettivo e ci dobbiamo preoccupare davvero tanto per questo. Allora io vengo da Cagliari, sono residente a Cagliari, però per me battervi per i problemi in Cagliari e battermi per la Maddalena è assolutamente la stessa cosa. Il problema della Maddalena non è solo un problema che riguarda i cittadini maddalenini, ma riguarda assolutamente il popolo sardo. E quindi dobbiamo davvero batterci molto, perché tutte le schifezze passate in termine che passano la Maddalena sono il segnale su come in Sardegna tutto può essere fatto. Da allora noi dobbiamo assolutamente reagire a questi ragionamenti. La Maddalena è anche l'espressione di una aggressione militare e quindi un'aggressione voluta dallo Stato italiano che non ha mai avuto una serie opposizione da parte della classe politica sarda, quindi noi dobbiamo fare i conti anche con una certa classe politica sarda che più che mai succube e complice allo stesso tempo. Oggi noi abbiamo la giunta Capellacci, quello che si sta consumando ai nostri danni e sotto gli occhi di tutti, la cosa più generosa che sta facendo è prenderci il territorio, per cui generosamente vende il territorio a un altro Stato, che è Qatar. E che così leggero questo uomo è irresponsabile da non aver neanche ragionato sul fatto che non si tratta di un ricco emiro che viene qui come ha fatto la Gattan, anch'io non amo Costa Smeralda, concordo perfettamente su tutto, e però quello era un privato venuto, aveva i fondi, era investito, eccetera eccetera. L'acquisto del Qatar è l'acquisto che viene esercitato da uno Stato all'interno di un altro Stato. Per cui il Qatar, dei suoi 60 miliardi di fondi sovrani, ha deciso una briciola, cioè un miliardo, di investirlo in Sardegna comprandoci. E io non capisco perché sia così acclamata questa prospettiva, che è una prospettiva davvero infelice. Innanzitutto, cosa fa Qatar? Qatar sta acquistando il mezzo mondo, sta acquistando il mezzo Mediterraneo, ha acquistato in Tunisia e già si sono svegliati e si sono ribellati. In Francia, grazie alle amicizie di Altani con Sarko, si sono acquistati in mezza Francia, hanno acquistato Louis Vuitton, sono entrati in borsa, hanno acquistato del Louvre, e poi puntano sui quartieri popolari, tante grazie, perché i quartieri popolari delle città francesi da qui hanno una presenza principalmente araba, è normale la tradizione coloniale che ha portato a questo, per cui c'è da chiedersi ma questo Qatar dove vuole arrivare? In Francia così come in Sardegna vuole arrivare a poter effettuare il suo controllo politico sulla Sardegna con tutto quello che significa. Adesso sono molto risentiti perché dicono come l'Italia ci ha invitato a venire in Sardegna a comprare, anche la regione autonoma della Sardegna ci invita a comprare perché il nostro Capellacci è andato, è rientrato tutto inebriato, noi in piena crisi in ginocchio, e lui rientra inebriato dai fasti degli Emirati Arabi. Totalmente inconsapevole. E niente, questa è una bella battaglia. Allora diceva Altani, ma come tutti ci invitano a investire in Sardegna, poi noi arriviamo e ci sono bene le scatole con questo PPR, che cosa è questo? Quindi per gentilezza cercate di modificarlo il più presto possibile, se no ci spazientiamo. E Capellacci è proprio una delle sue scadenze così prioritarie per commettere mano al PPR, è un'ossessione, questa è un'ossessione, ci ha provato tante volte, ci ha provato con diversi piano casa, tutte cose che non stiamo qui a raccontare, però diciamo, per carità del cielo, ci sono state grandissime battaglie da parte nostra. Parlo di Claudia Zumbido Sardegna Libera, parlo di Luciano Uras e degli altri compagni di serie. Abbiamo fatto grandi battaglie per la salvaguardia del nostro territorio, veramente.
altro, sono tornati all'attacco anche sotto questi diversi, ogni tanto tentano l'inganno, proponiamo, che sono i riformatori un po' intelligenti, furbetti più che altro, proponiamo il Cantagolf, perché falliscono in tutto il mondo, in Sardegna ne abbiamo 4-5, insomma che siano con esattezza, tutti maladatti perché comunque sono in esubero, ne vogliono altri 20. Tutto ciò che significa sul fronte dell'inquinamento ambientale, del consumo del territorio, del consumo dell'acqua e ricerca e ricerca, ma inutile dirci che la sintesi è che i campi da golf sono l'area ideale per consentire ai costruttori di andare a costruire laddove diversamente non sarebbe possibile, quindi anche questo è un animino che ci ricongiunge all'operazione di promozione. Un esempio anche di come sarebbe dovuto essere possibile una riconversione da un'economia ambientale a un'economia secondo la vocazione ambientale della Maddalena, e quindi è quella legata chiaramente alle sue bellezze naturali che sono di estremo valore. Però questo non conta, anzi, si sono consumati degli abusi terribili e qui riemergono le responsabilità dello Stato italiano, quando poi a un certo punto dice benissimo, cominciamo a organizzare il G8 alla Maddalena. Io personalmente sono contraria a tutti i G8, G10, G20, perché è la solita storia che i potenti della terra, pochi potenti della terra, si riuniscono per decidere sulle sorti del mondo. Quindi sinceramente sarà perché io sono profondamente democratica, questa cosa non mi piace, però per quanto riguarda la Maddalena si diceva è una vetrina, quindi il principio era anche nobile, perché noi faremo velocemente le bonifiche e quindi gli americani fuori e noi cercheremo di riconvertire tutto in un'economia turistica decisamente diversa. Ma nessun tipo di riconversione né militare né industriale in Sardegna è possibile senza le bonifiche. E qui cominciano le grandi battaglie. La storia di una grande spavalderia del mio collega Bertolaso, che mi hanno detto: ma perché c'era con lui? Io medico come te, specialista in medicina tropicale, di malattie tropicali come te, si occupa di protezione civile, anche tu ti sei occupato, ma io sono volontario. Comunque si ride su questa cosa, ma questo uomo è stato veramente incredibile. Quest'uomo si è esaltato in Sardegna perché ha avuto un senso di onnipotenza che gli è stato consentito dalla nostra istituzione. Quest'uomo è venuto qui tanto che la Maddalena a un certo punto era tornata più bella e più pura di quanto non fosse in origine, e quindi ha il coraggio di pubblicare, e questo veramente c'è anche un aspetto di legalità pazzesca, pubblicando in un sito istituzionale che è quello della protezione civile, che in 45 giorni fra il mese di luglio e di agosto del 2008 praticamente lui avrebbe trasportato 62.000 tonnellate di rifiuti speciali dalle Sarsenare, trasportate in un sito in Italia che non si sa bene dove, quando, eccetera, eccetera, né con quali mezzi, in chi è l'estate. Per cui dice pure il 21% di questi 62.000 tonnellate risultano rifiuti speciali, pericolosi e come tali incompatibili con la vita ambientale delle popolazioni. Per cui io, essendo medico, e dopo questa fine del mondo, ho fatto un po' di conti con la matita, dico 62.000 tonnellate, sono quasi 14.000 tonnellate di rifiuti tossici, pericolosi, quindi vuol dire che qui ci stanno davvero ammazzando e nessuno se ne accorge. Quindi seguo la pista ambientale, per poi invece scoprire altre cose, quindi sempre con l'appoggio anche di SEBA, abbiamo battagliato molto per questo. E comunque a un certo punto decido che di chiedere un accesso agli atti per capire dove fosse finito tutto questo materiale. Mi vengono negati, ho mandato, quindi c'era una ricevuta di ritorno anche alla Commissione Europea, lo scomodando tutti. Bertolaso risponde con due righe una domenica sulla nuova Sardegna, dove diceva, però ho detto
me queste cose e chiederle ad altri, cioè di chi hanno la responsabilità. Per cui finiamo a Lazio, quindi io Nazione, sono Nazione giudiziaria, che a un certo punto è stato eliminato il segreto di Stato, perché questi destofanti, col fatto che il giorno rientrava, questa cosa l'ho insegnata bene voi, che rientrava nei grandi eventi, quindi col discorso della fretta, nelle scadenze erano pressanti, quindi viene eliminato il segreto di Stato e Bertolaso viene condannato a consegnarmi 3.000 documenti. Questi 3.000 documenti sono veramente un insulto, perché questi hanno fatto di tutto di più, con la consapevolezza che nessun sardo sarebbe mai riuscito ad accedere a quella documentazione grazie al segreto di Stato. Però secondo me fare le battaglie serve ed è determinante. Io l'ho fatto questo innanzitutto come cittadina e poi l'ho fatto come consigliera regionale. Comunque siamo andati avanti e l'abbiamo riscontrata col fatto che in questi 3.000 documenti che sono stati consegnati, c'è il punto di più, c'è l'offesa e l'umiliazione per un popolo. Noi siamo abituati ad essere saccheggiati e che più ne ha in mente, ma qui c'era anche l'offesa. Sui rifiuti speciali c'è, cioè, che erano valutati per dire 6 euro più trasporto come prezzo di mercato, venivano caricati nel nostro conto a 156 euro, quindi non era il doppio, non era il triplo, non era l'icera, la beffa e così via. Comunque, in ogni caso, la storia è andata avanti ed è andata avanti di pari passo con altre azioni giudiziarie contro la CRIC, portate avanti anche in Italia, questo a proposito di tutti gli altri grandi eventi legati al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Quindi sono partite per questioni di altri reati, nuove denunce. Si sono costituiti parti civile, diversi ministeri del governo italiano, si è costituito lo stesso comando della Guardia di Finanza, oltre chiaramente al comune della Maddalena. Ma la regione autonoma della Sardegna non si costituisce parte civile. Abbiamo fatto grandi lotte, abbiamo anche minacciato di occupare l'aula, però Luciano, che tu sei uno specialista di occupazione dell'aula, come faremo senza di te? Continueremo ad occuparli. Comunque si sono un po' preoccupate tutte le forze politiche, allora hanno pensato non possiamo accettare che si occupi l'aula per questa ingiustizia che comunque stanno subendo, e morale della favola è passato un ordine del giorno all'unanimità dove praticamente si chiedeva a Cappellacci l'impegno perché si costituisse parte civile al processo, che prima ci sono state praticamente tre scadenze a Perugia, sapete bene anche questo, una scadenza era il 23 aprile, poi il 6 settembre e poi l'ultima novembre. Processi coesitati sempre grazie al cielo per noi sardi, per qualche vizio di forma. Per cui adesso il prossimo appuntamento sarà a Roma. Cappellacci mi ha smentito sulla stampa in modo falso, dichiarando la Zucchetta deve smettere di fare demagogia, perché come ben sa io mi devo costituire il parte civile. Poi è arrivato al processo dopo 3-4 giorni e l'uomo non si è costituito parte civile. Per cui il problema di fondo è che se la Sardegna, che è la regione che ha subito i più grossi danni, con questo parlo della Maddalena, che è proprio, dico, Sardegna, un problema di tutti noi questo, se non si costituisce parte civile, la CRIC di 18, che prima non 19, diciamo che era un magistrato uscito di scena per vari reati che ha patteggiato, ne restano 18. Per cui se non ci costituiamo parte civile, questi la danno franca, cioè verranno praticamente, rischiano di essere. Quindi in pario c'è la soluzione della critica. Ecco perché il nostro presidente della regione autonoma non si costituisce parte civile. Dobbiamo impegnarci adesso in queste nuove battaglie perché lui ci sia. Lui ci deve essere, perché dovuto ai sardi, tra l'altro ci sono 100 milioni fra i tantissimi danni, ci sono anche i 100 milioni che sono circolati dalle casse sarde nelle casse della Cripta, che qui c'è una delibera del Presidente del Consiglio Berlusconi dove in tre righe dice 100 milioni dei sardi vanno alla Cripta per, detto in termini costituzionali, per le bonifiche. Quindi quei soldi devono darci subito, 100 milioni non sono, non risolvono, non sono
simbolico principalmente, e questo è assolutamente dovuto. Io chiedo davvero un impegno forte, lo facciamo tutti insieme, organizziamo anche nel Grande Sud, perché quest'uomo si costituisca parte civile, perché sennò vuol dire davvero inquietante quello che c'è dietro questa sua scelta. Grazie.